Sono un'insegnante animatrice del gruppo Gioco Ospedale che il Comune di Torino e ITER ha istituito da oltre 30 anni all'Ospedale Infantile Regina Margherita e presso il reparto pediatrico dell'Ospedale Martini. Io lavoro da oltre 20 anni all'Ospedale Infantile Regina Margherita, nella sala giochi della Week Surgery. E sul progetto Operazione in Gioco, un progetto di accompagnamento e preparazione all'intervento chirurgico rivolto al bambino e alla sua famiglia. In più di 20 anni di lavoro, ho sperimentato che l'ospedale è un'esperienza a sé. I vissuti, i ricordi, le emozioni, le sensazioni sono così diverse per ogni persona che fanno sì che ogni situazione sia unica. E così anche il tempo che vi si trascorre. Anzi, lo stesso tempo è vissuto diversamente da me, da un bambino, da un genitore, da un'infermiera. I tempi del mio lavoro. Quando entro in reparto al mattino è presto, qualche bambino dorme ancora. Altri, appena arrivati, si stanno sistemando nelle stanze con i loro genitori. C'è un tempo velocissimo di saluto con le infermiere. Tempo veloce ma importante. Nello scambio di saluti vedo le persone con cui condividerò la mattinata e quello è anche il tempo delle informazioni speciali, tipo quel bambino vive in comunità, oppure ha avuto un incidente con la sua famiglia. Questo scambio veloce è possibile perché c'è stato un lungo e importante tempo di cammino e di crescita insieme, noi personale educativo, le infermiere, alcuni medici. Tanto ascolto, tanta umiltà, tanto tempo gomito a gomito. Giorno dopo giorno sono stata accettata, è stato riconosciuto e valorizzato il mio lavoro. Si lavora insieme per il bambino e la sua famiglia nel rispetto dei propri ruoli. E via nelle stanze a salutare chi c'era già il giorno prima, oppure in sala giochi a salutare i nuovi arrivati o i bambini particolarmente mattinieri. So che molto spesso in questo incontro mi gioco la relazione col nuovo gruppo familiare. Sono lì per il bambino, ma non posso prescindere dalla famiglia. Modulo la voce, il ritmo, per raccogliere in pochi istanti più informazioni possibili. Mi offro, ma non mi impongo, e c'è anche chi fa finta di non ascoltare. Il ghiaccio si scioglie, qualcuno inizia a parlare, a chiedere, a stupirsi di trovare una maestra. Ma non siamo mica a scuola, dice un bambino di 5 anni. E questo tempo di presentazione si intreccia con il tempo della comunicazione. Con un linguaggio e strumenti adeguati alla situazione e all'età, racconto ai bambini o ai ragazzi. Sempre alla presenza dei loro genitori, il percorso che dovranno affrontare per andare in sala operatoria. Non è solo informazione, è comunicazione. Perché? È comunicazione perché cerco di coinvolgere i genitori e i bambini. Ascolto le loro domande e le loro osservazioni, perché insieme siano protagonisti di questa avventura. Spesso questo tempo passa veloce, perché, pur nella preoccupazione, si crea un bel clima. Altre volte, quando parlo, ma mi sembra di parlare da sola, è un po' più complicato, ma mai inutile. Il tempo della comunicazione in caso di diagnosi infausta mi sembra sempre lunghissimo. Mentre parlo con il bambino sento il dolore e lo smarrimento dei genitori, a volte la loro fatica e lo sforzo di essere normali con il figlio.
Mi muovo in punta di piedi, sorrido, parlo lentamente e soppeso ogni parola. Quando esco dalla stanza, a volte faticosamente, dopo la promessa di tornare il giorno dopo, ho bisogno di un tempo per me, un tempo breve, ma da sola. Una rampa di scale. Ho un corridoio lungo e vuoto per smettere di tremare dentro e fermare dentro di me le sensazioni, le parole, gli sguardi, i visi. Non posso abituarmi alla sofferenza, alla malattia, al dolore. Certo, con gli anni ho imparato a controllare le mie emozioni, ma ogni volta sono forti, anzi, con l'avanzare dell'età fanno più male. Di fronte a diagnosi infauste sono tante le domande. Posso solo condividere la sofferenza per la malattia e condividere il dolore per la morte con questi genitori coraggiosi. È il tempo del silenzio. Il tempo dell'attesa. Il tempo dell'attesa in ospedale occupa molto spazio. Si aspetta il medico, l'ora dell'intervento, i parenti, le dimissioni. E in questo spazio ci può essere il tempo della noia. Maestra, mi annoio, quando tocca a me, ho sete. E allora il tempo del gioco in sala giochi, da soli o insieme ad altri bambini. Il tempo del gioco non è solo intrattenimento, è ascolto. Mentre giocano, i bambini possono fare domande sull'ospedale e sulla sala operatoria. Possono anche parlare con i coetanei che, molto orgogliosi di aver superato la prova nei giorni precedenti, sono felici di tranquillizzare e dare consigli. Giocando, si prova a costruire la sala operatoria, come si è vista sul librone. Oppure si ricostruisce ricordando proprio quella che si è vista. È il tempo di costruire qualcosa con mamma. È il tempo della pittura. In ospedale si può dipingere anche a letto. Ma appena si può, si va in sala giochi. Ma si può anche giocare con mamma o papà in camera. Il tempo del riconoscimento e del superamento della prova con la consegna del diploma di grande coraggio. È qui che i genitori riconoscono la validità di aver raccontato al bambino la verità su quello che avrebbe dovuto affrontare. E il loro grazie è la gratificazione più importante. Il tempo del caffè. Questa pausa serve per uscire per un breve periodo dal reparto, ma soprattutto è un momento di condivisione con chi affronta le stesse esperienze ogni giorno e capisce senza bisogno di tante parole. Il tempo del passaggio del testimone. Amo molto il mio lavoro. I bambini sono speciali e unici sempre, anche nella malattia. Incontrare, costruire insieme progetti nuovi, lavorare per lo stesso obiettivo ma da punti di vista diversi, con infermiere, medici, genitori, volontari, è sempre arricchente per la vita professionale e personale. Spero che altri possano continuare il mio lavoro, animati da tanto impegno, passione, creatività.
Grazie a tutti i bambini e alle persone che ho incontrato e con cui ho lavorato.